Ciao a tutti ragazzi, sono Ara e benvenuti a questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qua ragazzi, oggi abbiamo tra noi un action figure del 2013 prodotta dalla Bandai e Tamashii Nations. Abbiamo Venusaur della serie Pokémon D-Arts. Diamo una rapida occhiata al box, vedete qui c'è questa finestra che mostra Venusaur con la scritta D-Arts, il nome del Pokémon in giapponese, ovvero Fujigibana o Fujigibana, non saprei, comunque la scritta Pokémon, vedete qui tutto metallizzato, davvero molto figo il layout di questo box. Qui un disegno in bianco e nero di Venusaur, vediamo sul lato e continua il disegno, c'è Venusaur alla sagoma di Venusaur argentata, la scritta di Ars è pieno di P. E sul retro abbiamo un po' di spoiler come sempre, vedete un po' di pose della nostra figure, la base inclusa, davvero niente male questo box. E sul lato abbiamo quest'altra piccola finestrella e poi l'altro pezzo della finestra del davanti, davvero molto ma molto figa la confezione. Per completezza vi faccio vedere anche la parte superiore, ancora una finestra con la sagoma di Venusaur, la stessa immagine del fronte del box con Venusaur in bianco e nero con gli occhi rossi e la scritta di Arts. Beh ragazzi, ma non perdiamo altro tempo e andiamo ad unboxare il nostro Venusaur. Dato che questa è una confezione collector friendly, come si dice, cioè che si può aprire e richiudere, lo facciamo insieme in diretta una volta tanto. Ecco qua il Venusaur nel suo blister. Basta aprire, vedete ci sono gli accessori con le liane, diciamo, e il Venusaur. Ed eccoci qua ragazzi con il nostro Venusaur all'aria aperta con tutto quello che contiene la nostra confezione. Vedete c'è anche un libretto di istruzioni che dice come montare queste liane su Venusaur. Ci voleva davvero un laureato per capirlo, comunque vabbè lasciamo perdere. Le scritte sono tutte in giapponese. Come sempre prima di focalizzarci sulla nostra figure andiamo a vedere gli accessori. Vedete abbiamo questa base trasparente, molto semplice ma molto figa, vedete con queste linee nere che ovviamente stanno a simboleggiare una sfera poké. Qui c'è un buco dove si può posizionare diciamo un piedistallo per reggere la figure, ma ovviamente Venusaur non ne ha bisogno. Comunque la base è davvero molto ben realizzata ed è un tocco in più. Come altro accessorio non c'è altro che naturalmente le liane di Venusaur che poi si montano sulla figure e vi farò vedere come. Ovviamente si montano e smontano anche tra di loro. Bene ragazzi, passiamo a vedere il nostro Venusaur. Come vedete è molto ma molto ben dettagliato con questo azzurro verde acqua di base, non è painting, è proprio la plastica che ha questo colore, vedete davvero molto ma molto bello, il painting è molto ma molto pulito di ogni parte, vedete ci sono questi soliti porri ben scolpiti, ovviamente anche qui le foglie sono davvero molto ben scolpite con queste incisioni, diciamo il painting è praticamente piatto, salvo che credo ci sia un po' di verde scuro nelle incisioni, davvero molto ma molto figo. Vedete anche il fiore fucsia con le classiche macchie bianche, lo vediamo anche dall'alto con la parte gialla e bianca dove spara il sole al raggio e anche tutte le sue polveri eccetera eccetera. Vedete anche il tronco, davvero molto ma molto ben realizzato, tutto molto semplice ma comunque efficace. Vediamo anche le articolazioni, ci sono molte parti articolate, in primis il tronco è articolato su sfera, vedete si muove, ogni petalo del fiore è articolato su sfera, può ruotare leggermente e anche aprirsi tutto il fiore questo, anche le foglie sono articolate su sfera, possono alzarsi e ruotare anch'esse leggermente, vedete possono alzarsi tutte e quattro, davvero molto figo. Qui sotto le foglie ci sono i buchi dove si possono attaccare, diciamo collegare le liane, poi vedremo come. Alla testa abbiamo un'articolazione doppia, vedete qui, diciamo sul busto può muoversi e anche qui solo il collo, inoltre può aprirsi la bocca, è davvero realizzata splendidamente anche al suo interno, davvero molto ma molto bene. Vediamo l'articolazione alle zampe anteriori, vedete può muoversi e ruotare naturalmente avanti e indietro, può anche aprirsi verso l'esterno. Abbiamo articolazione nel mezzo che non è altro che un'articolazione di questo piede, questo è un pezzo che vedete si muove, non è un'articolazione, l'articolazione è del piede
è davvero molto funzionale, può piegarsi all'insù e all'ingiù e anche ruotare naturalmente. Stessa cosa per la parte di dietro, però abbiamo questa articolazione un po' diversa che può andare avanti e indietro, nonché su e in giù, e poi la stessa articolazione al piede. Venusaur quindi può davvero mettersi anche in piedi volendo, vedete qui, davvero molto figo. C'è anche questa articolazione nel mezzo del busto che comunque ha un movimento abbastanza limitato, può piegarsi un po' verso l'alto e pochissimo verso il basso. Ci sono un po' di gap, però alla fine sono funzionali per l'articolazione, secondo me ci stanno abbastanza bene, non danno troppo fastidio, almeno a me che sono abituato alle figures articolate. Per montare le liane basta ovviamente inserire questa sfera nel buco apposito, ed ecco qui montato un pezzo. Ed eccoci qua con il nostro Venusaur e le sue liane belle montate. Diciamo che questo accessorio è un po' il punto debole di questa figure, perché vedete non sono molto solide. Di solito, ecco, appena le tocco si smontano. Inoltre sono abbastanza pesanti e non permettono una gran posabilità, vedete, se lo metto verso l'alto cade, scende e si smonta anche. Comunque vabbè, si può anche montare togliendo questo pezzo di mezzo, vedete, lasciando questo, così sono più posabili, vedete, riesce più o meno a reggersi e inoltre è un po' più corta e maneggevole. Diciamo il loro effetto lo fanno, però avrebbero potuto fare un po' meglio su questo accessorio. Come vedete, grazie alle articolazioni è possibile posare Venusaur anche in piedi e questo è davvero un bel tocco. Comunque la figure in fin dei conti è davvero ben fatta, l'unica pecca quindi, come ho detto, sono le liane. Per il resto è tutto molto molto ben realizzato, dallo sculpt al painting. Per questo mi sento di dare un bel 8,5 a questa figure, magari sono di parte perché è il mio Pokémon preferito, però questo è il mio voto. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, vi consiglio assolutamente questa figure. Ecco qui che si è smontata di nuovo la liana, maledette liane. Dicevo, vi consiglio questa figure assolutamente se amate il Pokémon e anche se volete completare la collezione. Il prezzo di questo Venusaur è sui 39 euro, diciamo, si può trovare a quella cifra su eBay più spedizione. Ho fatto già un consigli per gli acquisti dove dico proprio il venditore, se volete ve lo linko in descrizione. Bene ragazzi, anche per oggi la nostra recensione finisce qui. Fatemi sapere i vostri pareri, cosa ne pensate di questa figure, se la vorreste, se ce l'avete, qui sotto nei commenti, come sempre. Se il video vi è piaciuto lasciate il mi piace e se volete diffondere il verbo dell'action figure e del collezionismo, condividete il mio video. Per scoprire e dare un'occhiata alle altre action figure della linea The Arts dei Pokémon, cliccate sul link in descrizione che trovate come primo link. Beh ragazzi, non ho altro da aggiungere, grazie mille per la visione, noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ara e da Venusaur e collezionate sempre! Abbiamo questa base trasparente molto ma molto ma porca...